Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Quello che vi sto portando oggi non è altro che un taglio, praticamente diciamo ho editato la live che avevo fatto per quanto riguarda Metal Archives, per cui qui potete trovare, se non l'avete vista già la live, praticamente tutto quello che c'è da sapere su Metal Archives. E questo video è un po' più, come dire, preciso, perché ho praticamente fatto i capitoli, quindi se dovete cercare qualcosa di specifico lo potete trovare su questo video, perché ho diviso tutto quanto in capitoli, quindi se vi siete persi qualcosa o comunque dovete ricercare qualcosa, questo è il video perfetto. Se volete rivedervi la live, comunque volete un contenuto un po' più interattivo, andate a vedere appunto la live. Diciamo che ci siamo fatti una bella chiacchierata e sono contentissimo di com'è andata. Probabilmente appena arriveranno le grafiche continuerò a fare live, come spingerò anche su quello. Signori, detto questo, io vi lascio al video e vi saluterò alla fine con il saluto dalla live. Andiamo a vedere. Metal Archives è praticamente la Bibbia. La Bibbia dei metallari. Cioè, proprio, regà, senza sto sito praticamente non si può fare praticamente niente. Questa è praticamente la home page di Metal Archives. Qui sopra, vabbè, andiamo un po' in ordine. Qui sopra possiamo trovare user e password, perché ovviamente ci si può registrare. E andando avanti vi spiegherò un po' di cose che ci si può fare registrandosi a questo sito. La prima cosa che troviamo, parto da sinistra e poi vado verso destra, prima spieghiamo un po' tutto questo che c'è di qua. La prima cosa che possiamo trovare di qua sono appunto le band. Le band le troviamo praticamente in ordine alfabetico per country, che praticamente è il paese di provenienza, e il genere. Ora vi faccio vedere un po'. Se io vado su ordine alfabetico, praticamente qui ci dà tutte le band e noi possiamo scegliere una lettera e ce le dà per ordine alfabetico. Questo simbolo qui, che potete vedere, è per i numeri. Ovvero, se io clicco, qui troverò anche i 1914. I 1349, non lo so, sono due band che mi sono venute in mente così a random. Eccoli qua, allora 1349 e i 1914 stanno più avanti. Ed eccoli qua. Come avete visto, questo è per i numeri e questo simbolo qui, qui sotto, praticamente ci dice proprio per cosa è. Per praticamente i simboli dell'alfabeto non latino. Quindi se noi apriamo questo vediamo che cosa ci porta. Ecco, ecco. Ci porta, ah ok, giustamente se c'è un punto o qualcos'altro prima delle cioè della parola o comunque sia di qualsiasi cosa. Ecco, per esempio questo gruppo qui sono tre parentesi e tre punti. Voglio dire, cioè, come li cerchi? In ordine alfabetico non li trovi. Qui veramente non mi so muovere, non so che cosa ci posso trovare. È veramente qualcosa di strano. Se devi fare un esempio, prendi la lettera M e adesso la prendiamo. Grazie, già ho capito dove è andata a parà. Prendiamo la lettera M e praticamente, come potete vedere, ci stanno tutti i gruppi ordinati in ordine alfabetico per M. E ci sono anche loro, Virginia, che adesso te li prendo. Come potete vedere, ah, una cosa che volevo spiegarvi, ovviamente, quando voi aprite e vi dà tutto quanto, le band e tutto quanto, c'è qui la band, che poi, come potete vedere, è ordinata in su perché è in ordine alfabetico. Poi c'è il country, il paese di origine. Poi c'è il genere che fanno. E c'è lo status.
In poche parole, lo status è se sono sciolti, se sono attivi, se hanno cambiato nome, come potete vedere. E c'è anche unknown, vuol dire che non si sa, in poche parole, quello che, diciamo, non si sa la situazione in cui stanno. E c'è anche on hold, eccolo qui. On hold praticamente dovrebbe essere in pausa, se non mi sbaglio. Poi andiamo a vedere bene pure sui gruppi. Per esempio, ecco, se prendiamo a Bands of Orcs, per esempio, sono degli Stati Uniti, fanno death thrash metal e sono attivi. Poi possiamo, vabbè, troviamo band in base al paese di origine. Qui possiamo trovare tutte le band di in base, ci ordina appunto le band in base al paese di origine. Come vedete, io ho cliccato Italia perché giustamente, che fai? Bisogna supportare il metal italiano e adesso supporteremo il metal italiano. Vi farò vedere appunto come funziona. Se noi andiamo a ordinare le band per paese, allora, come potete vedere, se noi andiamo su Browse Band by Country Italy, comunque facciamo facciamo per paese, appunto. A parte che sono in ordine alfabetico, però sono tutte le band italiane che stanno su Metal Archives, ovviamente, non tutte ci sono. Qua potete vedere band, genere e location. Questi sono, per esempio, gli Inferno 9, fanno black metal e sono di Lodi, in Lombardia, e sono all'attivo. Quindi voi qui potete praticamente vedere tutte le band dei vostri dintorni. Cioè, raga, per esempio, questi sono di Civitavecchia, sono vicini, peccato che sono sciolti, però per dire. Ecco, per esempio, un altro vicino a me sono gli Ardoz. Ma per esempio, muoio, fa lo stronzo. Cioè, mo vado a cercare, però. Parliamo dei Durwin. I Durwin. Vabbè, mo se la prego. Vabbè, pure qua poi lo vedremo dopo. Beh, eccoli qui, sono di Roma, ragazzi. Andate a seguire i Durwin, raga. Andate a seguirli. Poi ve ne ho parlato, Allora. Niente, qui praticamente, come vi dicevo, potete praticamente cercare qualsiasi band volete. State attenti sempre a Split Up, Active, perché effettivamente la cosa che magari vi appassiona di una band poi è splittata. Cioè, per carità, senza nulla togliere alle band che non ci sono più, però ecco, una che mi viene in mente è questa. Mannaggia. Proprio loro, signori. Split. Quanto c'è rosico, raga. Vabbè. Andiamo avanti. E l'ultimo è il genere. Allora, qui la schermata che troviamo è questa. Possiamo scegliere il nostro genere. Black, Death, Doom, Stoner, Sludge, Electronic, Industrial, Experimental, Avant-Garde, Folk, Viking, Pagan, Gothic, Grindcore, eccetera, eccetera, eccetera. Come potete aver, cioè, come avete visto, io ovviamente ho cliccato sul Black. Ma adesso voglio andare a cliccare sul Folk Viking, perché sembra molto più interessante. Qui la situazione è quasi la stessa. Allora, abbiamo, sempre in ordine alfabetico su band, country, il paese di origine, e abbiamo il genere. Pagan metal, black folk, doom gothic folk. Mamma mia, raga, questi doom gothic folk, Non dico altro. Poi abbiamo lo stato, come al solito. Disputed, non ho idea di cosa sia, comunque. E per il resto, cioè, potete andarvi a cercare praticamente. Se vi piace un genere in particolare, entrate qui, andate un po' a sficcanasare
Tra l'altro, non sapevo che gli Absurd facessero. Dove stanno? Ah, no, no, aspetta. Forse è un altro Absurd. Quelli veri fanno. Black metal nazista, che non mi viene in mente come si chiamano. Vabbè, comunque, quel genere. Se non sbaglio, eh. Andiamo avanti e parliamo delle etichette, perché qui possiamo ordinare anche le etichette. Le etichette discografiche, qui signori, Metal Archives è qualcosa di allucinante. Questi sono i numeri, come ho detto prima, e queste sono le lettere. Per esempio, andiamo su AN, mi viene in mente la Nuclear Blast. Vediamo se ce la trovo. Quando la trovo. Sì, vabbè. Sono tante regali etichette pure. Vabbè, allora, poche parole per le etichette. Cioè, guardate, raga, che cosa mostruosa che fa Metal Archives. Praticamente ti dice il nome dell'etichetta, la specializzazione, ovvero in che cos'è specializzata l'etichetta? Black metal, death metal, grindcore, per esempio la NCU. Oppure questa è specializzata nel black metal. Lo stato, quindi unknown, questa ha cambiato nome, questa è attiva. Quindi, insomma, sono cose che sembrerebbe scontato, però possono fare cose. Ho letto la Death Like Silent Production. Le etichette, siamo arrivati allo stato, che sembra scontato, ma non lo è, perché adesso vi vado a spiegare il perché. L'origine e il paese, United Kingdom, Japan, United States, Svizzera, Germania, eccetera, eccetera, eccetera. Il sito, ho paura ad aprirlo perché è l'ultima volta che l'ho aperto, vediamo un po'. No, ok, quindi ti rimanda praticamente sul sito dell'etichetta e soprattutto se hanno uno shopping online. Ora, tutte queste informazioni effettivamente sembrano una cosa un po' troppo, però mettetevi nei panni di un pischello, di un gruppo che comunque sia ha una band e vuole farsi magari produrre il CD da un'etichetta minore. Vai su Metal Archives, appunto. Ti metti a spizzare tutte le tue etichette. Tra l'altro, qui è pure per country. Per cui lo vediamo subito, anzi vediamolo subito per country. Che tanto vai su Metal Archives, vai su Italia. Dove sta? Vai su Italia. Bam! Ecco a te tutte le etichette discografiche italiane a cui puoi andare a chiedere se possono produrti il tuo CD. Tra l'altro, ragazzi, sto a vedere certe cose allucinanti. Quindi tu ti metti qui a vedere le tue etichette. Per esempio, faccio black metal. Voglio andare dalla Fanculo. Bel nome. E peccato che, vabbè, ha un sito. Ok. Vediamo un po'. Ha un sito. Questo è un Bandcamp, però. Vabbè, comunque sia, mi metto a cercare un qualcosa che mi può interessare, magari ecco, che comunque sia può essere appunto può aiutarmi, insomma. Siccome, e poi ecco, quello che dicevo prima, me ne vedo un'attiva, se proprio mi dovesse interessare. E queste, signori, sono le etichette. Siamo arrivati alle review. Le review, signori. Le review. Oh, e qui credo che a questo punto questo tasto è uno dei pochi che effettivamente nessuno si caga. Cioè, almeno io. Io in realtà l'ho cagato poco e l'ho visto praticamente l'altro giorno perché
dicevo, devo fare il video su Metallum, io lo chiamo Metallum, Metal Archives. Fammi vedere in poche parole quello che devo dire, quello che devo fare. Perché voglio dire, tante cose non le sapevo, cioè tante cose so, oscure pure per me. Praticamente questa è stata la prima volta che ho aperto questa pagina. Mi sono ritrovato davanti a questa cosa. Ho fatto. E mo che dico? Vabbè, in poche parole, qui potete trovare tutte le recensioni che sono state fatte dagli utenti su Metal Archives. Trovate questo pulsante qui che è per leggere la recensione. La band, in questo caso Ozzy Osbourne. L'album è No Rest for the Wicked. Il rating è quanto gli è stato dato all'album, ovvero 90%. Questo è l'autore, Twisted Psychology, e questo è il time, è il tempo, l'orario in cui è stata fatta, alle 9:31 di mattina. E sono praticamente sono ordinate per giorno e orario. Come potete vedere, vanno a giorno, vanno più recente a più. Eccoli qua, God Machine, The God Machine, giusto, è uscito pure quello. E niente, praticamente voi, se volete andare qui, tra l'altro c'è il menu a tendina qui e vi si apre questo con tutte le i mesi e l'anno. Quindi potete andare a cercare proprio, cioè, potete fare praticamente come vi pare. Potete fare praticamente come vi pare. Che ne so, giugno 2022? Ecco qua. Ah, bella questa, oh! Un 100% su Somewhere Far Beyond dei Blind Guardian, questa apriamo. E niente, praticamente se l'andate a leggere, vi si apre questa schermata. Io vi do un consiglio. Io mo perché sto su Opera. Però se state su Google Chrome, adesso vi apro un Google Chrome, aspettate. La cosa più bella del Google Chrome è questa. Potete fare questo. Ok, siamo su Google Chrome. No. Clic con il destro, traduci in italiano. Ma guardate che bello, regà. Vi leggete praticamente tutte le vostre cioè le recensioni su Metal Archives in italiano. E tra l'altro vi devo dire una cosa importantissima. Tra le regole di Metal Archives, le recensioni vanno fatte per forza in inglese. Però nulla vi vieta di prendere questo e tradurlo in italiano. Ok, ci siamo. Questa era una recensione aperta random. Ok, allora, le review in poche parole sono per la data, sono, ve l'ho spiegate. Per i ratings potete anche vedere. Per il rating, in poche parole, queste sono ordinate tutte per rating. Tra l'altro, avevo notato l'altro giorno che l'ho aperto, come potete vedere, Hellfire dei 1349. Che tra l'altro è un gruppo black metal della Madonna, è a queste quattro, sono 4, 1, 2, 3, no, sono 5, 5 recensioni a 100%. Io ho fatto me coglioni, ho dovuto aprire perché ho fatto, ma scusatemi, ma sto Hellfire è così tanto bello da. Sono andato a vedere qui le review. Ha un 84%, poi perché ovviamente non so tutte a 100%, però voglio dire, fatto me coglioni, 5 review a 100%, raga, sono tante. Poi vabbè, qui in poche parole trovate 100, 95, 90, 85, 80 e così via. E io non so adesso in realtà a cosa può servire andare a, che ne so, un 55%. Tra l'altro, ecco, un altro Hellfire. Non lo so. Però, comunque, hanno messo anche questo e se vi può servire, insomma.
Questo è. Qua anche troviamo band, album, rating, autore e data. Qua c'è proprio la data quando è stata fatta. E poi c'è alfabetico, o in ordine alfabetico, che come potete vedere anche qui c'è il... ci sono le lettere, possiamo andare a mettere quella che ci pare. Tac, ho cliccato a caso, eh. Tutto in ordine alfabetico della band, però, ovviamente. E qui ci sono praticamente tutte le recensioni della band. Heavy Metal Poetry, ok. È l'album. E niente, qui c'è band, album, rating, autore e data. Per cliccare sulla review, sempre qui. Mazza, è figa la copertina di quest'album, oh. Abbiamo concluso le review, se non mi sbaglio. Allora, questa è la pagina dei... degli artisti deceduti. Qui, in poche parole, vabbè, si deve caricare. Si deve caricare. Allora, come funziona? Funziona così. C'è la lista che è, ha varie colonne. La prima è artisti, paese, band, data di morte e causa della morte. È ordinata per data di morte, quindi sono quelli che vediamo qui sono i più recenti. E l'altro giorno è morto David Anderson. Ora non mi dico, c'è stata una morte, se non mi sbaglio, ultimamente di un, non mi ricordo chi era, però non so se era lui, però non penso. Qui comunque, ecco, possiamo trovare tutto quanto. E vi prendo come esempio Fabio Abbenta dei Neuropsy. Allora, Fabio Abbenta, paese Portogallo, faceva parte dei Neuropsy ed è morto il 9 settembre del 2022 ed è stato praticamente pugnalato. È stato un omicidio, l'hanno... poraccio, mamma mia, l'hanno pugnalato questo. Insomma, niente, qui praticamente c'è tutto quello che potete vedere sugli artisti. E poi, tra l'altro, possono essere anche filtrati per anno. Se io vado qui e scrivo, se io qui scrivo 1991. Oh, levategli sta macchina, per favore. Se io qui scrivo 1991, mi filtra tutti quelli che sono morti nel 91. Quindi, qui in mezzo c'è anche Dead. Dov'è? Eccolo qua, guardate un po'. Dead, dalla Svezia, faceva parte dei Mayhem, dei Morbid, degli Immortal. Ma è davvero? Scusatemi, no? Ma non mi sono sbagliati, non lo so, vabbè. Vabbè, comunque eccolo qui. Data di morte e come è morto. Suicide by gunshot. Mamma mia, fa brutto, eh. Quindi niente, qua praticamente potete trovare tutti quanti gli artisti che sono morti. Tra l'altro io ho aperto la pagina degli artisti che dopo vedremo. Wait a moment, arrivo subito. Allora, andiamo sulla pagina più bella della serata. Random band, signori. Random band. Praticamente, che succede? Se io clicco qui, ti dà una band random. Ti apre la pagina di una band random. Ora, andiamo. Troviamone Prostat. Bello questi, mamma mia. Cerchiamo. Oh, questi possono essere interessanti. Allora, perché ho aperto una band random così? Allora, vabbè, qua a parte che siamo sulla, siamo sul, sulla pagina delle band, avevo in mente questa sera di andare a fare band random e chiunque fosse capitato ce li andiamo ad ascoltare su YouTube. E adesso facciamo proprio questo.
Andiamo su YouTube, cerchiamo Malignus. Cerchiamo belli Malignus. E ce li ascoltiamo. Fatemi vedere, eh. Allora, questi fanno black metal, per cui ha interesse, ci può interessare Ecstasy of Transformation. Vediamo un po', questa è una compilation, tra l'altro. Magari non da 20 minuti. Dragon, vediamo un po' qui. Questi sono equadoregni. Vediamo questa, The Serpent Deadly Beat. Andiamocela ad ascoltare, vediamo che cosa ci propongono. Eccolo qua. Io voglio sentire la seconda. Allora, che cosa, perché stavamo ascoltando l'album, cioè Malignus the Dragon? Perché in poche parole, su Metal Archives, tramite Random Band, ci è uscito fuori la band appunto Malignus. Band equadoregna, fa black metal, parla di esoterismo. Questo non so che cosa sia, però va bene. E niente, ho fatto sapere che c'è, andiamocela ad ascoltare, perché no? Andiamocela ad ascoltare una band random che ci esce fuori da Metal Archives. Ed è uscito fuori questo. Ci siamo ascoltati questa canzone di Malignus. Voi che ne pensate che l'avete ascoltata? Come vi è sembrata? A me è piaciuta. Non particolarmente tanto, però è una canzone che ascolterei. Ho ascoltato molto. Molto, diciamo, tranquillamente. Allora, siamo arrivati a User Rankings. Praticamente su User Rankings ci sono i due webmaster che credo siano i proprietari del sito, tra i moderatori ovviamente. Questa è tutta la lista dei moderatori. Ovviamente possono fare, cioè, sono loro che fanno, moderano tutto quanto. E poi qui niente, ci sono tutti gli user. Praticamente come funziona? Se voi fate le recensioni, guadagnate dei punti. Mi sembra non solo con le recensioni, adesso non ricordo, dobbiamo leggere le regole, poi le leggeremo come si deve. Comunque, le recensioni contribuiscono ad aumentare i punti. Qui in realtà c'è poco da spiegare. News Archives praticamente è quello che troviamo qua al centro. La cosa più bella, raga, la cosa più bella, raga, ve lo giuro, la cosa più bella di Metal Archives è stato, lo faccio vedere, è stato questo qui. Aprile del 2 aprile del 2021. Tutte, e dico tutte le band su Metal Archives erano diventate gatti. Ve lo giuro. E si può fare, si può ancora fare. Basta cliccare qui. Now you can. Metal Archives diventa un gattile. Guardate, eh. Guardate, eh. Random band. Guardate i gatti, regà. Ma quanto è bello. Guarda quanto è bello! Ah, raga, comunque il gatto più bello ce l'hanno loro. Sam. Guardate quanto è bello il gatto dei Summoning. Guarda, cioè, raga, dovete vedere. Aspetta. Ah, raga, c'è. Ma guardate quanto è bello! Insomma, niente. Qui praticamente ci sono tutte le notizie riguardanti Metal Archives. Che, insomma, tutto quello che, insomma, può essere utile. Allora, abbiamo visto praticamente tutta la parte di qua. Contribute to do è praticamente se qualcuno riesce a dare una mano a Metal Archives, qui c'è tutto quello che ci sarebbe da fare su questo sito. Allora,
Vi faccio vedere un po' la ricerca. La ricerca, vabbè, è facile, raga. Band name. Allora, qua c'è al menu a tendina dove potete cercare tutto quello che volete. Band name, music genere, cioè genere musicale, tematiche, raga. Titolo dell'album, titolo della canzone, etichetta, artista, profilo, Google. Cioè, per esempio, cerchiamo i summoning, oh, che l'abbiamo cercati prima. I summoning, vi appare tutta questa cosa. Qui poi dovete cercare il gruppo che state cercando voi. Andiamo sui summoning perché vi faccio vedere in poche parole qua cosa vi esce fuori appunto da. Mi sa che mo devo mettere questa però, perché almeno si vede bene. Così si vede meglio. Allora, ho preso i summoning perché effettivamente. Ve la so spiegare un po' meglio la situazione. Allora, country, paese di origine, Austria. Location, Vienna. Si dice anche dove stanno. Sono all'attivo. Si sono formati nel 93. E da quando sono attivi? Dal 93 ad oggi, perché questo potrebbe essere diverso da quando sono attivi. Che cosa fanno? Epic Atmospheric Black Metal. Tematiche trattate, occulto all'inizio, early, ovvero prima di Lugburs, trattavano tematiche dell'occulto. Dopo sono arrivati a trattare fantasy, appunto, con Tolkien e Morcuk. Morcuk effettivamente c'è solo qua su Stronghold, però vabbè. E poi vabbè, tematiche medievali e natura. Qui c'è una piccola descrizione del gruppo, che potete aprire qua. Qui c'è il logo del gruppo e qui c'è il gatto, però vabbè, se levate i gatti vi dà proprio loro. Qui sotto possiamo trovare Search on eBay, ovvero vai su eBay, vabbè, in poche parole vi trova tutto quello che c'è su eBay. Boyfriend No Remorse, immagino che ok, è un sito dove comunque potete comprare tutto quello che volete del gruppo che avete cercato. Qui c'è la discografia, tutti gli album. Potete fare in poche parole solo main, quindi praticamente solo i full length. E qui vi ordina solo per full length, solo live che non ci sono perché sono i summoning. Per la Madonna, i demo vi dà solo i demo. Miscellaneous vi dà tutto quello che non è full length, che non è demo, che non è live. 20 split, compilation, EP, set box, cioè boxed set, eccetera, eccetera. Questa è la discografia completa. Andiamo a vedere i membri. I membri qui vi dice chi sono: Silenus e Protector, i due membri storici dei summoning. E poi c'è past member, che c'era anche Trifixion per 2 anni. E qui vabbè, se andate su complete lineup vi dà anche tutto quanto intero. Ovviamente voi potete cliccare qui e qui vi si apre l'album, la pagina di Silenus, e vi dice in poche parole: band all'attivo, lui fa parte di queste band e vi elenca praticamente tutti gli album che ha fatto, band di cui ha fatto parte, con chi ha suonato come ospite, con chi ha fatto con praticamente di che cosa ha fatto parte dello staff dei summoning, ha fatto anche mixing ha fatto mixaggio e produttore. Layout e copertina di Old Morning Dawn, eccetera, eccetera. E poi ci sono i link, praticamente di Trifixion. Ah, qua ti dice anche: Real name è Michael Gregor, ha 48 anni e abita a Vienna. Allora, tornando qui, membri li abbiamo analizzati. Andiamo sulle review.
La cosa più bella è andarsi a vedere le review di, insomma, di un artista o comunque sia di un CD che ti può interessare. Che ne so. Qui sono tutte le review di tutti i summoning, ma noi se andiamo sulla discografia e per esempio andiamo su With Doom We Come, andiamo qui e troviamo le review solo di With Doom We Come. Questo album ha preso come media 86%. Ok, allora. Review, qui andate qui e vi cercate comunque sia la review che volete. Ve l'ho spiegato prima, insomma. Similar Artist. Allora, raga, qua Similar Artist praticamente è quello che serve a tutti noi. Se cercate un artista simile ai Summoning, andate su Metal Archives. E con Similar Artist vi dà tutta la lista di gruppi che fanno praticamente un genere simile ai Summoning. E poi è praticamente ordinato qua per score, ovviamente va chi è più simile ai Summoning e via dicendo. Come potete vedere abbiamo tra i primi due Caladan Brood e Emin Muil, e oserei dire grazie al cazzo perché... Se non mi mettevi Caladan Brood e Enemy Muil per primi, veniva a cercarte. Moon Gates Guardian, diciamo, menzioni speciali vanno a Moon Gates Guardian. Nazgul, che sono italiani, questi li devo ascoltare, mi stanno sfuggendo. Mo. I Sojourner, i Falkenbach, i Druadan Forest, regà, questi sono forti. Mirkwood pure li ho ascoltati. Midnight Odyssey, fermatevi proprio, cioè, fermatevi proprio, stanno oltre proprio. Eldamar, lasciamo perdere. Dwarodelf, Obsequie, Cambard, Elderwind, Forlorn Citadel, porca miseria, c'è cioè una lista di grupponi qua, regà, che manco quello, ma Keys of Orthanc, Burzum, Saur, mamma mia, raga, che spettacolo! Tutti i gruppi bellissimi. Mortis, mamma mia. Moon and Azure Shadow, raga, questo è spettacolare. Frozen Dreams, Slytherin, Medenera. Mamma mia, raga, raga, raga. Vado avanti fino all'infinito, mo basta. Andiamo avanti perché sennò, insomma. Eppure qui, Related Links, in poche parole, se andate qui ci sono tutti i link riguardanti Summoning. Come potete vedere, Bandcamp, Facebook, Instagram, Sound of Middle-earth, un forum, Spotify, SoundCloud, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ora vi faccio vedere invece, se noi apriamo un CD, apriamo Minas Morgul perché mi piace Minas Morgul, raga. Allora, apriamo Minas Morgul. Ti dice che cos'è? Full length. Release date, quando è stato rilasciato? 1 ottobre del 1995. Catalogo, ok. L'etichetta, la Napalm Record. Già questi regà spignano con la Napalm Record nel 95, vi dico solo questo. C'ha 16 review e un 87% di media, che è alto. La cosa più bella qui è lo show lyrics. Pam! E trovi il testo della canzone. Pam! E trovi il testo della canzone. Li trovi tutti. Bello, raga, bello, bello, bello. E ti dice, vabbè, quanto durano le canzoni, sai, strumental. Il problema è che non te lo dà per tutti, lo show lyrics. Tante volte non vengono caricati. Purtroppo. Ti dice quanto dura l'album completo e poi vai qui, si va qui, line up, chi ha registrato l'album? Protector e Silenus, ovviamente, perché i Summoning sono sempre stati loro. Però se prendiamo un altro CD, ovviamente, che ne so, Master of Puppets l'ha registrato Cliff Burton, And Justice for All no, perché non c'era, era morto. Silenus e Protector. Protector ha fatto voce, chitarre e tastiere. Silenus invece ha fatto basso, tastiere e voce. C'è tutto, raga, c'è tutto, non si scappa da qui. Altre versioni.
E qui praticamente si apre una schermata dove ti dice tutte le altre versioni di Minas Morgul. È uscito il CD della Iron Records nel 2002. Che ne so, questo è un ufficiale. La cassetta è uscito, l'altra cassetta nel 2013, Limited Edition. Mamma mia, e il vinile nel 2013, poi nel 2016. Fatene un altro adesso, ve lo compro. Fatelo, regà. E nel 2016 è uscito in digitale su Bandcamp da Napalm Records, sempre. Review, qui vi darà tutte le review. Tra l'altro a questo moglie meno, che mi dici bad synth. Vabbè, comunque, perfection, cioè... Le review, come vi ho detto, le aprite da qua. Additional notes. Vabbè, qui ci sono altre note che non hanno messo. Allora, qui ci sono le ultime cose che hanno messo su Metal Archives. Qui ci sono gli ultimi update e qui ci stanno le ultime review. E qui ci stanno tutti gli album che stanno per uscire. Raga, se voi andate qui, ci stanno tutti gli album che stanno per uscire. E ti dice la data di uscita. Cioè, per esempio, domani. Domani, che esce domani? Vediamo. Domani comincia. Cioè, domani esce tutta sta sfilza di album. Ah no, sono solo due. Poi, dopodomani esce questo. Cioè, voi vi ricercate qua. Upcoming. All, vabbè. Comunque sia, qui. Se poi vedete un album che vi, cioè un gruppo che vi interessa. Ah, ma guarda un po', sta uscì l'album dei Caledon, cazzo! Legend of the Forgotten Reign. Li conosco, regà. Non vedo l'ora che guarda un po', Stratovarius, quando esce? Il 23 settembre. Oh, l'album nuovo di Venom. Saranno tutti qua. Ok, e niente, praticamente penso di avervi detto tutto. Signori, veramente grazie. Grazie per tutto, raga. Grazie per questa chiacchierata. E grazie per ascoltare questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Grazie, raga, veramente. Signori, ci si becca nel prossimo video, che sicuramente per voi che stavate in live sarà un insomma, sarà quello che avete già visto. Però non so se vi farà piacere il video, lo riediterò e sarà questo. E poi niente, sui prossimi video arrivano le bombe che tanto già prima ho detto, per cui niente, raga. Ci si vede alla prossima, raga. Ciao a tutti. Ciao.